La Cittadella del Carnevale, fra pochissimo ormai possiamo dire, avrà inizio l'edizione 2017 del Carnevale di Acireale. La cittadella abbastanza, diciamo, messa bene, recuperata, i lavori finiti, qualcosa ancora si deve fare. Incontro Luciano Scaria per farmi raccontare come prosegue il lavoro, non solo il suo, ma dei cantieri in generale, e come secondo lei sarà l'edizione di quest'anno. I lavori procedono abbastanza bene, serrati. La manifestazione credo che sarà un'ottima manifestazione, per tempo permettendo. Auguriamoci che il tempo ci permette, così ci divertiamo tutti, il pubblico che viene da fuori potrà anche divertirsi. Sui carri ci sono delle opere veramente sopra la media, eccellenti, e quindi siamo soddisfatti anche, hai accennato poco fa, i lavori. Finalmente abbiamo un po' di dignità in più in questi cantieri, si va avanti, naturalmente si deve perfezionare, ma ci vuole il tempo e quindi nei tempi successivi si perfezionerà tutto quello che abbiamo bisogno, i carristi, per poter andare avanti. Luciano Scaria, solo un'altra domanda, ma rispetto alla formula dei carri in fiore che usciranno ormai, diciamo, in una data tutta loro, lei come vede questa cosa, questa innovazione già dell'anno passato, ma che quest'anno si ripete e sembra rimanere così? Vedi, i cambiamenti a volte suscitano anche dei dubbi, però visto come è andata l'anno scorso, diciamo che dico, è nata per puntare a dare un occhio particolare a quelle che erano quelle opere che a volte a mezzo ai carri in cartapesta venivano oscurate, si perdevano. Quindi ora è solo quella manifestazione puntata solo per loro che possono esprimere quei lavori e dimostrare veramente il valore artistico e artigianale sui carri infiorati. Carmelo Messina, presidente del CDA tecnico-scientifico, la cittadella significativamente migliorata, anche se ci sono proposte di spostare il tutto in Corso Italia qualora venisse, diciamo, finanziato con parecchi parecchi milioni di euro, ma siamo qui, è tutto rinnovato. Mi interessa capire se questi livelli, diciamo, di questo standard può rimanere nel tempo, oppure se sono interventi che poi col tempo mostreranno, diciamo, le ferite e le eventuali, se ci sono, carenze. Le carenze ci saranno sempre perché la struttura è un pochettino vecchiotta, però dobbiamo dire che negli ultimi 2 anni sono stati fatti degli interventi davvero significativi per la lavorazione dei carri. Credo che i caristi al momento abbiano un ambiente molto superiore a quello che era diversi anni fa. Ad oggi stiamo completando quello che rimaneva da fare con un'illuminazione molto più potente anche esternamente alla cittadella. Il cancello Carai è stato rimesso nuovo. Stiamo cercando anche con la presidenza della fondazione di fare una pulizia più accurata nell'ultima settimana per ricevere anche le scuole. I carrelli dei carri saranno messi in ordine, quindi perché c'era anche, diciamo, una piccola preoccupazione su questo, no? Sì, i carrelli dei carri come ogni anno sarà fatta la manutenzione la prossima settimana a livello di gomme, strutture, saranno messe in sicurezza come ogni anno. L'ultima cosa, la formula è sempre quella oppure lei nota qualche differenza rispetto agli anni precedenti, diciamo, rispetto all'edizione del 2016? Ma quest'anno è tutta una sorpresa perché per i caristi sono partite da zero con i lavori di ristrutturazione. E speriamo che il tempo sia clemente nella manifestazione. Sarebbe più opportuno, diciamo, uscire le opere il più possibile e godercelo. Cittadella del Carnevale con un altro maestro carrista, Sebi Ardizzone. Quest'anno che qualità abbiamo in questi carri? Maestro mi sembra la parola un po' esagerata, più un maestro sono un appassionato di questa bellissima manifestazione che negli ultimi anni sta dando a crescere, c'è un ottimo impegno di tutti i caristi, quest'anno abbiamo fatto un ottimo lavoro quasi tutti, infatti sui 5 carri di categoria A tutte e 5 sono destinate a un primo premio o a un quinto premio, per i giurati sarà una cosa difficile giudicare questa di gare. Spero che sono delle gente seria e soprattutto preparata. I cantieri migliorati, lei come li trova visto che ci lavora qua dentro?
I cantieri sono migliorati, ci sono alcuni punti buoni e alcuni punti negativi. Bisogna dire le cose positive e cose negative. Ultimamente si sono migliorati, con poco si è fatto tanto. Si è fatta la pavimentazione a terra, si è fatto il cancello dell'ingresso nuovo e ora sono molto molto più vivibili rispetto a prima. Anche una cosa negativa che non il sito internet del più bel carnevale di Sicilia è scomparso. Non ci sono, siamo l'unico carnevale d'Italia che non abbiamo pubblicato i bozzetti dei gari. E la commissione artistica non è passata negli, una settimana del carnevale, non è passata a vedere se questi gari sono conformi o no. E la gente non sa se vedendo i gari veramente corrispondono ai bozzetti quelli sono stati presentati. Però io non mi spiego ancora una settimana del carnevale perché i bozzetti non sono stati pubblicati nel sito internet del più bel carnevale di Sicilia. Noi siamo uno dei più belli carnevali, nel nostro sito non si sono pubblicati i bozzetti e la commissione artistica non è passata a vedere se questi gari sono conformi e corrispondono al bozzetto sì o no. Dario Persichino, maestro carrista, al lavoro, a che punto siamo? Beh, diciamo che siamo quasi agli sgoccioli, come si suol dire, gli ultimi dettagli, le ultime rifiniture, perché manca poco più di una settimana, come ben sappiamo, e direi che quest'anno la qualità è, come sempre, di ottima manifattura, ma quest'anno un docco in più, bene o male, per i 5 carri di prima categoria, sono tutti belli. E non c'è nulla da dire. Quindi ci aspettiamo grande qualità. Sì, come sempre, perché alla Cireale lo sappiamo che il carnevale è sempre rinomato per i nostri carri.